Anche il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, si è espresso in merito al problema della Poseidonia Marina. Lo ascoltiamo nell'intervista di Raffaella Giazzo. La quantità di alghe, quelle che sono presenti sulla spiaggia, quindi al di là di quelle che sono state accumulate negli anni passati, è stata stimata intorno alle 7.000 tonnellate. Poiché io lo voglio ribadire ancora una volta, la Posidonia è equiparata ai rifiuti solidi urbani, quindi va trasportata, caricata, trasportata con mezzi autorizzati e portata in discarica dove viene pesata e si paga per lo smaltimento, quindi un costo superiore al milione di euro. Quindi quando le persone si lamentano della Posidonia Gioia Marina debbono capire che è un problema che vale un milione di euro e che si riproporrà l'anno prossimo, fra due anni e fra tre anni, quindi non è un problemino. Ovviamente noi utilizziamo queste soluzioni tampone per dare la possibilità di fruizione della spiaggetta, ma fin quando sarà possibile ed economicamente sostenibile. Ovviamente ci auguriamo che la Regione, anche con un provvedimento ad hoc, tampone e una tantum, ci dia la possibilità di spargere in terreni agricoli queste alghe, questa vegetazione marina, perché non sono assolutamente dannose, così eventualmente con pochissimi soldi riusciremo anche a risolvere un problema. Lo so che le persone sono affezionate, alcune persone alla spiaggetta, e la questione viene posta anche in maniera molto energica. Però penso che chi mi conosce sa che io non dormo sui problemi e che quando qualche cosa non si fa è perché non si può fare, non ci sono le condizioni. Quindi un po' di pazienza, la stessa cosa abbiamo fatto all'Idazzurro. La Posidonia è un problema della natura, nel senso che ci crea la natura, come quando durante l'inverno cadono le foglie, la stessa, solo che quella è molto più facile pulire e raccogliere, costa meno. Invece la Posidonia, per le quantità e per il processo purtroppo che è stato attribuito per legge per smaltirle, è tutto più complicato.